Un teatro deve sempre vivere, un teatro deve se sempre avere la possibilità di poter incontrarsi con il proprio pubblico, accarezzare l'idea di poter dare emozioni al proprio pubblico. La riapertura di cinema e teatri potrebbe essere a rischio anche a gennaio, ma c'è chi ha un prolungato stop della cultura proprio non si arrende. Il Teatro Gelsomino di Afragola, che già durante il primo lockdown aveva offerto forme di intrattenimento in streaming, portando i suoi spettatori direttamente a casa degli artisti, ha dato avvio, durante queste festività natalizie, ad un'altra iniziativa. Riapriamo il sipario live. Riusciamo a fare appunto gli spettacoli in diretta, quindi il teatro che diventa uno studio televisivo, il teatro che va nella casa di tutti i nostri soliti ospiti e non. Per il momento due gli spettacoli ripresi e trasmessi in diretta sulle pagine Facebook Teatro Gelsomino e Gabbianella Club Events. Un concerto gospel la sera di Santo Stefano e un Christmas Circus a cura della compagnia dei Saltimbanchi il giorno successivo. In entrambi i casi, grande è stata la risposta del pubblico. Stiamo riscontrando una condivisione che può essere un termine umano, sentimentale, caldo, ma anche un termine social. A rispondere però anche diversi sindaci dei comuni circostanti che hanno garantito il loro patrocinio morale e soprattutto tanti artisti che hanno deciso di sposare il progetto senza ottenere in cambio grossi cachet, ma piccoli rimborsi spesa. Lo riusciamo a fare perché il Teatro Gelsomino, questo per noi è un motivo di vanto. È rientrata nei 71 teatri sostenuti dal MIBACT. Nelle prossime settimane sarà dunque presentato un vero e proprio cartellone di spettacoli dal vivo, da guardare però comodamente seduti sul proprio divano. Allora, intanto abbiamo subito chiuso un accordo con Fiorenza Calogero, musica popolare, quindi. Poi ci sarà un intervento della compagnia e l'associazione del Pozzo e Pendolo e ancora poi Rosaria De Cicco. Ci sono un sacco di novità. Ci auguriamo di aprire i teatri quanto prima, ma nello stesso tempo, quando anche dovessimo essere ancora in queste restrizioni, noi non demordiamo, andiamo avanti. Questo progetto sicuramente avrà sempre più vita.